per le casalinghe che dimenticano di fare l'assicurazione obbligatoria, sono ancora tantissime. Il termine per mettersi in regola scade il 31 gennaio e non mancano le polemiche. Ma lei lo sa dell'assicurazione iscritta? No, ancora no, però so che scade il 31, cioè l'assicurazione obbligatoria dell'INAIL, sì. Ma è intenzionata a farla? Ma sì. L'aveva già fatta gli anni passati oppure no? No. Ma lo sa che è obbligatoria? Sì, lo so che è obbligatoria. Lo farò. Che se non, la sanzione la sa? Conosce che c'è una sanzione? Sì, è il doppio dell'importo, no? Qualcuna come questa signora sa bene che quest'anno si rischia. Infatti, per tutti coloro che si occupano della propria casa e non hanno l'assicurazione contro gli infortuni domestici, scatterà una multa, circa 13 euro, che si vanno ad aggiungere ai 12,91 euro, cifra fissa valida per tutto l'anno da versare all'INAIL entro il 31 gennaio. Ad oggi sono 2 milioni di iscritti, 20.000 gli uomini. Secondo i calcoli dell'istituto, mancano all'appello almeno altre 4 milioni di persone. Ovviamente andremo con i piedi di piombo, nessuno si sogna di perseguitare una casalinga. L'assicurazione è obbligatoria per tutti coloro che hanno tra i 18 e i 65 anni di età e non hanno nessun'altra forma obbligatoria di previdenza sociale. Dovrebbe assicurarsi chi non ha un posto fisso di lavoro, ma anche chi ha contratti a termine. Stesso obbligo per i baby pensionati, che naturalmente usufruiranno della polizza fino a 65 anni. Per me la casalinga è quella che rischia arrampicandosi su una scala, pulire i vetri, io non lo faccio, sono soldi che regalo all'INAIL. In realtà, come in tutte le assicurazioni, si paga per essere coperte nel caso che il danno si verifichi, ma nessuno si augura che questo danno si verifichi.